Ciao ragazzi, buonasera e benvenuti a Cinepatia su Crack Apart YouTube, il cinema che non si può non vedere. Io do il benvenuto ad Alessandro di nuovo con noi. Buonasera Ciao, Alessandro, tutto ciao Teo, bene? ciao a tutti. Sì, tutto bene, assolutamente. Anche perché Benissimo. oggi parliamo di un attore, tanta roba, come dicono, come si dice qui a Roma. Esattamente, ed è bello perché da un certo punto di vista sembrerebbe quasi seguire anche questa sera il cammino che io chiamo, insomma, il cammino di una certa non correttezza politica nell'andare a inserire una copertina in cui io ho chiamato alla vendetta di Mickey Rourke, nel senso che ho detto, insomma, questo è un attore che, come nella musica i Duran Duran, questo diciamo, è un paragone che io alle volte uso, come nella musica i Duran Duran spesso sono stati sottovalutati a causa della loro avvenenza, principalmente del cantante, eccetera, ma sottovalutati come grandissimi musicisti, un'inventiva, una creatività eccezionale, Mickey Rourke è un grandissimo attore, e lo diciamo subito, che prima è stato sottovalutato, probabilmente per la sua avvenenza, e poi è stato, insomma, incredibilmente preso in giro per quelli che sono stati dei guai personali che lo hanno anche portato, insomma, ad avere delle evidenti, non si possono negare, cambiamenti, come dire, somatici importanti, però rimane il fatto che andiamo subito a fornire un'immagine di quest'uomo, rimane il fatto che per la sua caratura di attore, per i film a cui ha partecipato e per il modo in cui vi ha partecipato, Mickey Rourke rimane un grandissimo attore. Io credo che sia io che Alessandro siamo d'accordo su questo. Aveva anche avuto molti voti da voi nel momento in cui abbiamo chiamato a scegliere fra Mario Bava, Christopher Walken e Mickey Rourke. Mickey Rourke si era attestato al secondo posto, ma insomma, questa introduzione mia era per dire a pieno titolo La vendetta di Mickey Rourke. Che ne dici, Alessandro? Sì, no, penso che hai ragione, The Vengeance Esatto. o Mickey Rourke. Sì, no, è vero, penso forse saranno d'accordo anche i ragazzi che ci seguono perché Mickey Rourke ha fatto secondo me dei film fondamentali, ha partecipato a dei film fondamentali fin dall'inizio, poi alla fine, perché i suoi intenti, come dicevamo noi, nel prediletta erano comunque quelli di fare il pugile, quello che poi comunque è tornato a fare, quindi in un certo senso c'è stata un po' una ciclicità, perché all'inizio, prima di fare di innamorarsi della recitazione, lui aveva fatto addirittura degli incontri 21, 17 finiti per KO, quindi insomma era pure promettente come pugile. Poi però, come succede spesso a molti attori, noi ne abbiamo parlato, no? Se tu ti ricordi, ci sono molti attori che si innamorano della recitazione magari per dei corsi universitari oppure perché partecipano a dei corsi comunque di recitazione. E lui si innamora della recitazione e si trasferisce a New York e va a frequentare la Lee Strasberg, che è questa grande scuola di recitazione. Che lo mette sulla strada giusta poi alla fine dal suo punto di vista, ma alla fine pure del nostro, perché abbiamo potuto apprezzare un grande attore. Quindi il destino non è mai veramente quello che uno vorrebbe, ma forse vieni anche un po' scelto, in un certo senso non sei tu a scegliere, ma vieni scelto. Penso che forse è successo questo perché lui pensava di fare una cosa, ma poi la recitazione l'ha quasi scelto, insomma, comunque si è trovato molto bene nel fare l'attore. E ha iniziato, lo dicevamo, con dei ruoli piccoli, ma che, come spesso succede a questi grandi attori, subito hanno messo in evidenza le sue qualità, come per esempio il ruolo in Brivido Caldo di Esatto. Gasdan, con William Hurt e Kathleen Turner, che è questa storia d'amore molto torrida,
tra questi due grandi divi. Purtroppo William Hurt non c'è più, ma rimpianto da molti perché è stato un grandissimo attore. C'è una scena in particolare in cui Mickey Rourke lo mette, ecco, lì sotto, lo mette in guardia su quello che sta facendo William Hurt, no? Cioè sono in una stanza insieme, c'è un pezzo che gli dice: guarda che ti stai cacciando in un grande guaio, In un guaio. ti stai mettendo veramente, interverrà la legge, insomma, succederà qualcosa perché soprattutto questa donna è pericolosa, intendendo dire la Dark Lady poi, no? Esatto. Interpretata da Carly Turner. E secondo me già qui, come abbiamo detto, per esempio, mi ricordo per Harrison, come parlavamo, non so se abbiamo citato Harrison Ford, comunque ci sono degli attori che hanno fatto all'inizio delle parti, ma anche solo di 10 minuti, ma che l'hanno messi subito sulla strada giusta, o comunque hanno permesso agli addetti ai lavori e al pubblico di capire chi erano subito. Sì, senza rischiare di cristallizzarli, tra l'altro. Esatto. Sì, Sì, perché decisamente. poi lui, per esempio, ha fatto una parte anche nei Cancelli del Cielo, che voglio dire, è questo film per cui Michael Cimino sarà ricordato non solo perché il film è un capolavoro, ma pure perché ha fatto fallire una casa di produzione praticamente. Sì. Quindi, perché Cimino comunque, che è un regista, certo, era un regista non molto accomodante. Voleva sempre di più, voleva set sempre più grandi, spendeva sempre più soldi, era sempre più esigente dalla troupe, i costi lievitavano e la United Artists poi praticamente è fallita per i Cancelli del Cielo. Sì. È rimasta una data storica, quella 1980, perché quest'uomo qui praticamente ha fatto. Ha creato il primo vero scontro tra regista e produttori. Sì. Il primo vero scontro dal quale è uscito vincitore, poi, secondo me, è perché ha fatto il film che voleva lui. Sì, Michael Insomma. Cimino sicuramente, insomma, a parte il suo aspetto da glam rock star della regia, che È insomma vero. ce lo manterrà sempre al grande ricordo, così come ovviamente impossibile non citare, ma praticamente lo si cita ogni puntata, il cacciatore, ma perché è uno di quei grandi capolavori del cinema che è capace di fissare un'epoca e di fissare un regista, però sicuramente Michael Cimino, probabilmente uno dei registi meno accomodanti e più esigenti della storia del cinema, ma insomma poi vengono fuori anche i risultati con personaggi di questo genere, proprio perché decidono una propria estetica dell'arte che non può venire a patti, ecco, neanche con questioni economiche, considerando il fatto che poi sono legate alla presenza di una serie di altri attori, per cui anche queste questioni economiche devono essere in qualche maniera mediate di fronte alla produzione di un regista del genere. Tra l'altro, Michael Cimino dirigerà più volte il nostro Mickey Rourke. Creando insomma, film di un certo livello. Adesso durante la nostra serata li vedremo, ma ce n'è uno in particolare che tratteremo fra poco, perché dopo la piccola interpretazione di In Brivido Caldo, beh, c'è probabilmente forse il primo film che va a consacrare Mickey Rourke al grande pubblico che lo vede in compagnia di Matt Dillon, è un film per la regia di Francis Ford Coppola ed è un film che si chiama Rusty il Selvaggio, no Alessandro? Un film Sì. piuttosto importante. Sì, questo è il primo film che veramente l'ha fatto conoscere. Esiste sempre la data di queste grandi star, la data in cui fanno quel ruolo che credo gli americani chiamino break-up role o comunque una cosa del genere, cioè il ruolo che li impone. Sì, In esatto. questo caso, no, poi è bellissimo che in questa foto a destra si vede il fratello di Sean Penn. Esatto, c'è cioè Chris Penn, infatti, volevo dirlo, che vabbè, qualcuno di voi ricorderà anche nelle Iene, per esempio, piuttosto che, insomma,
in altri film, ma sempre in ruoli abbastanza, non è mai diventato un attore primario nel mondo di Hollywood, ma forse anche meglio, perché per certi attori significa mantenere delle figure che rimarranno ancora più iconiche, ecco, nella storia del cinema. Crispè, Assolutamente, sì, assolutamente. 1983 è 83 l'anno di Rust il Selvaggio. di Rusty il Selvaggio, si chiama in originale Rumble Fish. Questi pesci combattenti sono una metafora molto forte del film, perché a un certo punto, in una scena, una delle scene più belle, penso, c'è un acquario Sì. il chirurgo dice al fratello, che ha rivisto dopo tanto, che rivede appunto dopo tanto, in questo acquario ci sono dei pesci combattenti che però devono essere separati, perché se stessero insieme si ucciderebbero. È importante che vengano separati, perché altrimenti si farebbero a pezzi tra di loro. Esatto. Quindi è una metafora chiaramente perfetta per comunque capire che la strada mette gli uni contro gli altri, gli uomini. Poi a un certo punto lui dice che questi pesci andrebbero messi nel fiume, no? Sì. Perché nel fiume avrebbero più spazio Più e quindi non spazio. starebbero tutti dentro, insomma, ammassati in un brulicante posto a uccidersi tra loro. E quindi anche qui è incredibile come Coppola, con un acquario dei pesci, descriva la strada Sì. tramite questo personaggio di ribelle un po' senza causa, che è molto calza molto a pennello a Mickey Rourke. Cioè, lui Sì. Sì. spesso ha interpretato questi antieroi come quello di Angel Hart, perennemente con la sigaretta in bocca, stropicciati, o comunque Esatto. poi inadatti alla vita, tra virgolette, o comunque insofferenti alla vita. Più che altro, infatti, secondo me qui lui ritrova il fratello. Da una parte lo vorrebbe tenere lontano dalla strada, però si rende anche conto che è difficile, quasi impossibile farlo. C'è quella scena bellissima in cui investe Dennis Hopper con la moto, che insomma, è veramente bella d'impatto. Ma poi Coppola fa una cosa, secondo me, molto bella, perché usa questo bianco e nero quasi in maniera espressionista. Eh beh, Cioè, è sì, un bianco. sicuramente, sì. Penso lo. Sì, lui va a caratterizzare un personaggio che, tra l'altro, cioè, come hai detto tu, ribelle senza una causa, cioè, citando ovviamente una delle più grandi star della storia del cinema, che è James Dean, voglio dire, lui si cimenterà tra l'altro anche ad andare a doppiare, fra virgolette, fare il remake di quella che viene considerata la più grande star di tutti i tempi del cinema. Dopo ne parleremo brevemente in un remake, ma sicuramente sì, cioè, viene utilizzato, cioè, c'è un contrasto eccezionale che va a fare il parallelo con il contrasto fra i protagonisti, senza ombra di dubbio, fra quello che Coppola riesce a mettere in campo sulla riflessione dell'uomo. La strada, che poi è metafora immediata anche della vita, ovviamente sembrerebbe essere una banalità, ma insomma viene messa in campo in maniera estremamente. Io non ricordo, tra l'altro, un altro film di Coppola in bianco e nero. Adesso questo ti uso anche come suggeritore, ma No, mi sembra di no, ecco. allora, forse ha fatto Segreti di famiglia, mi pare che era in bianco e nero, c'era anche il bianco e nero, però adesso comunque è indubbio che questo film Sì. è un film dove il bianco e nero è fondamentale, prima di tutto perché tutto è bianco e nero, e poi perché comunque lo usa con un certo spirito Coppola, che, come dicevamo, è un grande sperimentatore, quindi omaggia moltissimo il cinema del passato. Quindi è possibile che Coppola non abbia pensato ai noir, quando, per esempio, È possibile, assolutamente. È possibile. penso, ha usato il bianco e nero, ha citato quei destini che sembrano già scritti, no? Sì.
per cui il bianco e nero veniva utilizzato per sottolineare il fatto che il destino fosse già scritto e non fosse possibile cambiarlo. È un Sì. grande tema del cinema. Cioè, evidentemente un grande parallelo anche con Abel Ferrara, insomma, o con altre persone che magari addirittura non hanno usato il bianco e nero, ma hanno usato un bianco e nero leggermente slavato solamente con dei toni del contrasto in colore, sul blu o sul viola, ma insomma ci siamo. Ho citato Abel Ferrara perché ovviamente Certo. conosco bene la tua, insomma, il tuo amore per questo regista, ne abbiamo Assolutamente. anche già parlato. Tra l'altro avremo un'attrice che ha fatto un cameo in King of New York, l'attrice che sarà protagonista, una dei protagonisti del film che, insomma, Michael Cimino, ci presenterà, in cui Michael Cimino ci presenterà una collaborazione importantissima, con Mickey Rourke, che è L'anno del dragone. Qui siamo, insomma, in un film che, vabbè, tra l'altro è gonfio di protagonisti, insomma, di un certo livello. Qui Mickey Rourke prende la sua consacrazione, anche perché, insomma, andrà a lavorare in un ambiente che vede nomi, insomma, interpretato da lui, ma poi abbiamo un adattamento del romanzo di Robert Daley, L'anno del dragone, che è stato adattato, cioè, senza voler dire nomignoli, dal signor Oliver Stone. Insomma, lui tra l'altro era reduce dal fiasco, insomma, di cui parlavi prima, dei Cancelli del Cielo, Michael Cimino, e si è imposto con un grande film che fa eco, però, da un certo punto di vista, al Coppola della strada di prima, ma fa eco anche probabilmente alle storie newyorkesi, no? Di mafia e di malaffare che si sentono anche nei film di Scorsese, o no? Insomma, un gran Assolutamente. film, L'anno del Sì, dragone. un grande film perché io per esempio ho letto, prima di tutto, bella questa foto perché il look è rimasto Esatto. iconico di questo poliziotto, perché è un poliziotto che vede il marcio, però come vedi è sempre molto elegante. Sì. È fatta, ci tiene molto all'eleganza. Poi ho letto una cosa, secondo me, che potrebbe piacere molto a chi ci segue, il fatto che Cimino voleva girare questa scena in cui il personaggio, il protagonista, appunto Mickey Rourke, litiga con la compagna, che Sì. è una scena stupenda ma anche molto triste, molto dura da vedere. E a un certo punto i produttori non volevano. Cimino si è imposto e l'ha girata perché aveva questa capacità tutta sua di passare dal particolare all'universale, quindi di passare dalla scena in cui lui litiga con la compagna, che poi purtroppo viene uccisa, all'affresco, come hai detto tu, della violenza della città. C'è questa scena incredibile in questo senso, in cui c'è sta un membro della gang dei cinesi vestito con un giubbotto che sta in mezzo alle macchine e viene, se ti ricordi, sballottolato di qua e di là dalle macchine, perché poi piovono proiettili. Quella scena è incredibile come tante, Sì, perché Cimino sembrava che li facesse danzare le praticamente pallottole. sì. E Cioè, è qualcosa veramente di, i non so come, personaggi fra le pallottole, bravo, sì. non so come definirlo. È più che avvincente, è quasi seducente il modo in cui mette in scena la violenza. Sembra una cosa immorale, ma non lo è, perché è una messa in scena, secondo me, della violenza molto, forse anche spettacolare, ma con una visione precisa, e riproduce movimento. Sì, Cioè, questo è il sì. punto. Quando vedi le sparatorie come quella famosa nel ristorante, che è qualcosa di, penso che molti la sanno, la conoscono a memoria, giustamente. Nel sparatoria nel quale poi a un certo punto Mickey Rourke cerca di proteggere la giornalista, no? Ariane, l'attrice Ariane, oppure quella del funerale della Sì. compagna, passando dalla sparatoria invece a un fatto più intimo, in cui ci Esatto. sono i giornalisti che premono per fare le foto al cadavere. Questo è.
Questo è un altro punto in cui Michael Cimino decide di spingere sull'acceleratore e, come dire, non fermarsi di fronte alle richieste. Mi ha fatto venire in mente anche una roba che ho fatto notare la puntata scorsa, quando parlavo di poliziottesco, nel litigio che c'è stato, appunto, ho parlato anche con te nel backstage del litigio fra Thomas Milian e Thomas B. Umberto Lenzi, che insomma Thomas Milian voleva fare questa parte da Scarface, anzi che Scarface in realtà avrebbe probabilmente ripreso, perché nella Banda del Gobbo Thomas Milian fa una parte da Scarface al ristorante a tutti gli effetti, solo che la fa in un nightclub. E questo, insomma, quando c'è la personalità di un grande, di un grande artista di anima, prima ancora che di un artista di arte, beh, le cose vengono fuori in maniera trasparente. Ecco, secondo me Cimino, penso che fosse parte di quello che volevi dire, ecco, riguardo a Cimino e alla realizzazione di Ma questa sì. pellicola. Sì, perché a un certo punto anche qui si è messo contro i produttori, penso, Esatto, no? Perché c'era De Laurentiis sì. per l'anno del Cimino, l'anno del Dragone, scusami, ho detto l'anno del Cimino, perché De Laurentiis, ormai c'è il De Laurentiis touch, cioè voleva i film come diceva lui e non ha avuto problemi soltanto con Cimino, purtroppo. De Laurentiis è pure quello che a un certo punto ha detto a Mary Streep che siccome era brutta non poteva fare King Kong, quindi insomma, Cioè, siccome era brutta, cioè, a parte che io non so come si faccia, al di là dei valori estetici, non so come si faccia ad andare. Io non sono, allora, ammetto di non essere un grandissimo conoscitore, ognuno ha il proprio percorso, un grandissimo conoscitore del cinema donna. certo. L'ho sempre ammesso, dovrò, come sempre, bisogna approfondire. Certo, Però vabbè. ragazzi, Meryl Streep, io non so di che cosa è, come andare a dire a Jimi Hendrix come accordare una chitarra, insomma. Io, vabbè, dai, procediamo Alessandro, perché sennò mi infervoro, Ma sì, ma poi anche ecco. perché poi a un certo punto gira pure una foto in cui Mary Streep dopo questo provino è andata a prendere la metropolitana e Sì, è tornata a sì, sì. casa, no? L'hai vista pure te, penso, l'avranno vista molti. E in questa foto lei non è neanche, secondo me è un po' stanca, ma non è neanche delusa perché ha capito che questo è un coglione, quindi. Esattamente, ma mi ricordo infatti che questa cosa è talmente tanto iconica che io mi ricordo che la citammo anche quando abbiamo fatto Cinema Donna, quando abbiamo fatto, ti ricordi, la puntata No? di Settimo Potere su Ground Zero, e abbiamo fatto, tra l'altro volevo salutare insomma Luca e gli amici che Sì, hanno pure io. collaborato con noi per quelli che sono stati anche un po' gli esordi miei. Sì. Su YouTube e tuoi con noi, Saluto tutti, anch'io Luca, sì. però allora, tornando a Mickey Rourke, l'anno del Sì. dragone, grande incontro con Michael Cimino. Michael Cimino, sicuramente insomma, una persona poco rattrizzabile. Pace all'anima sua, perché purtroppo ci ha lasciato, Ha così come lasciato, c'è. sì. Come ha lasciato dei grandi capolavori. Tra l'altro, era Ariane che fece un cameo in King of New York È vero. di Abel Ferrara, Sì. perché ha fatto credo 3-4 film Ariane, e forse questo è l'unico, diciamo, ruolo un pochettino più Più visibile, di ecco, in particolare. spicco. Sì. Sì. Arriviamo nel 1986 a un film che praticamente non ha bisogno di presentazioni, perché è un film diretto da un maestro di quella che è la rappresentazione delle relazioni, delle passioni a tutti i livelli, che è Adrian Lyne, che insomma dirigerà Mickey Rourke e Kim Basinger nel 1986, in un film che quasi quasi, insomma, per il quale quasi quasi dovremmo chiamare i nostri ascoltatori a dirci il nome, ma non credo che farebbero fatica, insomma, a ricordarci No. che si tratta delle nostre 9 settimane e mezzo. Che dire, Alessandro, delle 9 settimane e mezzo? Che in questo lasso di tempo, di 9 settimane e mezzo, c'è questo colpo di fulmine tra la gallerista e il broker, che è immediato perché in quel momento Mickey Rourke appunto
era il divo in ascesa soprattutto tra le donne, ed è chiaro che Kim Basinger con l'amica si innamori di lui appena lo vede, insomma, o comunque si attratta da lui appena lo vede. Poi dopo la cosa va avanti e il film inanella una dopo l'altra sequenze iconiche come quella dello spogliarello di Kim Basinger su You Can Leave Your Hat On, esatto, di Joe Cocker. Joe Cocker. E ormai, per farti capire chi è Adrian Lyne, è talmente iconica che descrive un decennio. Sì, esatto. Quella sequenza, sono d'accordo, tutto il film descrivono gli anni Ottanta in maniera perfetta, perché c'è la ricerca dell'edonismo, del piacere a tutti i costi, il disimpegno, perché comunque loro due non vogliono sposarsi, no, sono attratti l'uno dall'altra in maniera irresistibile, e vogliono avere appunto soltanto una storia di sesso, perché qua alla fine di questo si tratta, senza coinvolgimento più, anche se poi non riescono proprio a non essere coinvolti, esatto. Cioè loro vorrebbero ma non ci riescono, che è un po' il succo del cinema di Adrian Lyne, cioè si vorrebbe sempre fare a meno dei sentimenti, ma è possibile. Il esatto. Coinvolgimento c'è sempre, come quando Demi Moore in Proposta indecente va per soldi con il miliardario Robert Redford, lei pensa che non ci sarà coinvolgimento, ma purtroppo invece minimo c'è. Sì, perché quindi... è proprio in questo che, insomma, mi dicevi anche prima nel backstage, insomma, secondo te è proprio questa la grande capacità, quello che intendevo anch'io prima nel trattare le passioni a diversi livelli di Adrian Lyne, che poi sì, ne ha fatto, insomma, con i suoi precedenti, no? Ci ha fornito dei film che la gente spesso critica, ma che in realtà, insomma, hanno sì, un valore per l'America del periodo. Hanno, ormai sono delle testimonianze, perché se tu pensi per esempio a Flashdance, che è uno dei film più popolari forse di Adrian Lyne, e poi c'è questa capacità veramente Adrian Lyne di imporre i suoi film a tutti i livelli, perché poi questi film si sono imposti anche per delle hit sì, musicali, sì, come sì, appunto 9 settimane e mezzo con la canzone di Joe Cocker, ma è come Irene Cara che ha cantato War e Feeling in Flashdance. Quindi sono film che si impongono a tutti i livelli, non solo estetico, viene giudicata superficiale e patinata l'estetica quasi pubblicitaria di Adrian Lyne, però era un'estetica che non solo definiva gli anni Ottanta, ma li descriveva anche molto. Esatto. Era il decennio dell'apparenza, dell'edonismo a tutti i costi, per cui lui ha descritto anche un po' quello che vedeva, quello che respirava. Sì, sì. E tutti coloro che fanno i critici, poi vabbè, avremo ovviamente anche Attrazione Fatale, tra le altre, in cui abbiamo un Michael Douglas, insomma, un Glenn Close, che non si possono, non si sta parlando di piccoli nomi nel panorama del cinema, ma insomma chiunque oggi si metta effettivamente a criticare da quel punto di vista il cinema di Adrian Lyne, insomma, secondo me dovrebbe anche farsi un paio di conticini su quella che è l'epoca in cui siamo di nuovo ricapitati a vivere noi in questo momento, per cui insomma, e quali sono comunque le densità di racconto artistico di questi film rispetto ai personaggi che oggi abbiamo e che si fondano su un edonismo totale, ma in realtà con un'assenza, secondo me, di creatività incredibile rispetto a questo tipo di... Ma secondo me è verissimo quello che dici, perché quello che veniva visto all'epoca, ma anche dopo, come patinato e superficiale in Adrian Lyne, adesso è diventato plastica. Cioè, il punto è che sembrano molto più passionali i film di Adrian Lyne degli anni Ottanta che il cosiddetto erotismo d'adesso, che è molto plastificato, molto... basato su corpi tonici che però poi alla fine stanno lì come statuine. Esatto. Quindi, hai beccato esattamente quello che volevo buttare lì io come tono, diciamo, di satira o leggermente polemico, ecco. Però siamo esattamente lì. Secondo me ormai è indubbio che Adrian Lyne è stato il cantore
degli anni 80, uno dei massimi cantori degli anni 80. Non c'entra niente col fatto che il suo cinema sia bello o brutto, è un fatto oramai proprio, secondo me, assodato che sì, sia stato uno che è riuscito a descrivere sotto molti aspetti, per esempio nella guerra tra uomo e donna di Attrazione Fatale. Sì, esatto. Per esempio, no? Esatto. Questo fatto che l'uomo pensa di poter passare una notte di sesso con una donna e poi buttarla via. Non chiamarla più, non considerarla più. Glenn Close nel film non ci sta, e il film fu molto attaccato dalle femministe, ma secondo me era il contrario, perché Glenn Close... Esatto, secondo me era esattamente il contrario, la motivazione, l'obiettivo e il risultato che si è ottenuto con Attrazione Fatale, con il personaggio di Glenn Close. Il punto è che Glenn Close in quel film si andava a riprendere quello che lui le aveva tolto, un fatto di dignità forse, perché l'aveva scaricata perché da uomo sposato, come se fosse un Kleenex. Lei non, questo non lo accetta. Chiaramente dopo ci sono delle degenerazioni psicotiche, perché certo, poi il personaggio di Glenn Close dopo fa delle cose obiettivamente da maniaca, però ce le porta, la porta verso quella china anche la superficialità del maschio. Quindi... Può darsi che sia quello. Comunque rimane il fatto che tu abbia centrato il punto esattamente, anche come vi dicevi prima fra di noi, del fatto che Adrian Lyne sia effettivamente un cantore sociale dell'epoca degli anni Ottanta a tutti gli effetti, e quindi da un certo punto di vista anche il gioco del mi piace, non mi piace, mi piacciono, non mi piacciono i suoi film, secondo me, come giustamente hai detto tu, passa decisamente in secondo piano. Non è il mio film preferito, Flashdance, ragazzi, non credo probabilmente che sia neanche il film preferito di Alessandro, però il problema è il valore storico, no, di quelle che sono alcune produzioni. Ma io non so se poi cosa diranno le ragazze e i ragazzi che ci vedono, ma comunque Flashdance io lo vedo sempre, per esempio, con molto piacere, perché è sempre un piacere rivedere Jennifer Beals, che a parte che era bellissima, ma poi vedere il percorso che fa quando fa questa audizione con gli scarponi mentre le altre ballerine sono tutte vestite in tutù, quando da saldatrice corona il suo sogno e diventa ballerina. Certo. Il punto è che sono film che descrivevano anche queste parabole di successo voluto, agognato, non ottenuto subito, ma con sacrificio. Certo, certo. Anche questo... e poi, come giustamente dicevi tu, imponeva un'estetica che ti assicuro che molti dopo hanno imitato, se non copiato. Esattamente, alla grande, anche perché quando poi noi andiamo a vedere, io qua spezzo una lancia a favore di nuovo di questo discorso, perché quando noi andiamo a parlare delle incredibili peregrinazioni del cervello umano e della psicosi in American Psycho, e siamo in quegli anni lì, gridiamo al film eccezionale. Per carità, grandissimo, grandissimo interprete, anzi grandissimi interpreti di un film meraviglioso, di una psicopatologia raccontata a livelli eccezionali, però siamo in quegli anni lì, stiamo raccontando semplicemente delle diverse sfumature di anni che hanno avuto tutti quei temi lì, come forse hai citato o non hai citato, insomma, del reganismo, degli anni del reganismo e di una certa espressione del sogno americano che può degenerare in una maniera o nell'altro, che può semplicemente farci vedere dell'estetica pura, e da questo punto di vista, insomma, sarebbe stupido non parlare di 9 settimane e mezzo di lavori di Adrian Lyne con questo tipo di rispetto, ecco, proprio perché dobbiamo essere trasparenti nei confronti del grande cinema a tutti i livelli, secondo me. Credo che noi siamo sempre molto fedeli, ecco, da questo punto di vista. Sorpassando 9 settimane e mezzo, che in realtà praticamente potrebbero raccontarcelo assolutamente i nostri amici
non che magari non possono farlo anche con tanti altri film di cui parliamo, ci mancherebbe proprio quello, il coinvolgimento. Però nel 1987, quindi un anno dopo, quindi questo è un periodo di grande attività da parte di Mickey Rourke, incontra addirittura il regista Alan Parker, ma incontra probabilmente la sua prima grande collaborazione con un divo, un extra divo del cinema, che è Robert De Niro in Angel Heart, Ascensore per l'Inferno, 1987. Insomma, una pellicola che parla ancora una volta di un investigatore privato, di un'America molto cupa, con dei toni addirittura esoterici. Viene anche questo considerato, anche se con toni diversi, un altro film in cui sembra muoversi molto molto bene il nostro Mickey Rourke, perché è un altro film nell'ambiente del noir, anche se in questo caso non è in bianco e nero, o no, Alessandro? Io posso dire, guarda, io qui vengo allo scoperto, io questo film lo adoro, l'ho sempre adorato. Beh, è un gran film questo qua. Io non veramente so cosa ne pensano le persone che ci ascoltano, le persone che ci seguono, ma questo film per me è veramente un autentico cult, un po' perché l'ho visto molte volte, fin da quando avevo 20 anni, ma anche prima, quindi l'ho visto diverse volte, e poi perché, come hai detto te, si mischia le atmosfere noir, perché poi alla fine lui è un detective quasi chandleriano, Mickey Rourke, fa questo... quest'uomo che viene ingaggiato per capire che fine ha fatto Johnny Favorite, questo cantante che è scomparso, sembra nel nulla. Non diciamo nulla, però va incontro a una verità agghiacciante lui nel corso del film, che si verrà svelata nel finale. Quello che trovo sconcertante è che il film mischia molti generi, dal noir poi va anche verso l'horror praticamente. Sì, esatto. Perché nella descrizione del voodoo soprattutto, e dell'incontro tra Mickey Rourke ed Epifani, questa ragazza interpretata da Lisa Bonet dei Robinson, no? Sì. Va a finire che, come al solito, Parker fa vedere il sangue un po' dappertutto, anche nei momenti dove il sangue non c'entrerebbe nulla, per esempio nei momenti in cui loro due fanno l'amore, sì. Mickey Rourke e Lisa Bonet, c'è questa scena che è rimasta celebre pure perché poi dopo è stata molto sforbiciata, da quello che so, quando passava in TV, nella quale questa scena diventa traumatica, come diventa traumatico tutto il percorso che fa lui, perché in questa città, come hai detto te, in ospitale, sporca, lui stesso vestito comunque in maniera logora o comunque stropicciata, sempre con la sigaretta perennemente in bocca, avrà a che fare con questo Lucifer interpretato da Robert De Niro, eccezionale ed estremamente all'interno del personaggio. Vai Alessandro, volevo solo, perché lui veramente gli è uno dei punti. Robert De Niro viene ricordato come un attore, secondo me, in grado di interpretare ruoli horror, ma in questo caso, insomma, il ruolo esoterico gli calza a pennello. Ma ci ricordiamo tutti di quando sbuccia l'uovo con la lunghia, che io penso che quella sia è incredibile come vengono citate scene famose, strafamose, soprattutto anche di De Niro, ma giustamente, come quella in cui spara al cervo del cacciatore, o piuttosto che quella di Stai parlando con me di Taxi Driver. Ma questa scena per me, per quanto mi riguarda, è leggendaria, perché poi a un certo punto Mickey Rourke gli dice pure Lucifer, che il suo nome è uno scherzo di cattivo gusto. Certo, perché è Lucifer, insomma, poi dopo si capirà perché è uno scherzo di cattivo gusto. Però quella scena in cui sbuccia l'uovo con davanti a Mickey Rourke con l'unghia, per me è qualcosa di incredibile. Non so se è stata improvvisata, se è pensata, o quello che vuoi. Non lo so, non è un regista
particolarmente avvezzo all'improvvisazione, Alan Parker, però vabbè, non ha fatto neanche tantissimi film, però ha fatto dei film anche importantissimi, ragazzi, a parte Evita del 96, che forse è il film più noto, insieme a Saranno famosi, insomma, 1980 di Alan Parker. Ma Però sì, vabbè, ma pure Fuga di mezzanotte, anche Fuga di che sa, mezzanotte, che infatti. ragazzi, però Alan Parker spinge molto il pedale, non è uno che va molto per il sottile, nel senso che nei film mostra molto, insomma, a parte la violenza, ma mostra proprio il lercione, perché per esempio in Fuga di mezzanotte Brad Davis, che purtroppo pure lui è morto, cioè non c'è più da parecchio, finisce in queste carceri turche che sono un inferno. Veramente molti lo ricorderanno, sono pieni di sporcizia, ma non solo proprio fisica, pure negli atti che le persone fanno per sopravvivere, per esempio. Quindi Alan Parker non va mai per il sottile, non lo fa neanche in Angel Heart, dove ci sono molte scene che sono pugni nello stomaco. Tra l'altro nel film c'è pure Charlotte Rampling, che è un'altra attrice leggenda, una leggenda assoluta, un'altra attrice incredibile, che fa questa cartomante molto ambigua che viene che Mickey Rourke incontra. E insomma, film assolutamente, se non l'avete visto, da vedere per me, perché è veramente un autentico cult, Angel Heart. Assolutamente. Beh, nella metà degli anni Ottanta, diciamo che Mickey Rourke oramai è giunto finalmente alla considerazione corretta della sua bravura, della sua capacità di interpretazione a tanti livelli, cioè insomma dalla violenza alla quasi inconsapevolezza rispetto a una città che diventa avvolgente, aggressiva, come avevano, come insomma quelle parti un pochettino tra virgolette deboli, quasi romantiche degli investigatori del noir vero e proprio degli anni 40. Ma incontrerà una produzione di Francis Ford Coppola lo stesso anno, tra l'altro nel 1987, in cui vabbè, metterà in scena, io credo che qua non ci poteva essere un attore, non ci potesse essere un attore migliore per mettere in campo un soggetto e sceneggiatura di Charles Bukowski, stracitato, stranoto scrittore, insomma, forse troppo citato oggigiorno per le sue esagerazioni e poco per le sue ottime e dense, come dire, incursioni all'interno dell'animo umano e anche dell'animo umano nella massa. Insomma, nel 1987, produzione di Francis Ford Coppola, Mickey Rourke incontra praticamente una sceneggiatura di Charles Bukowski, va a interpretare il personaggio di Henry Chinaski in Barfly, ma qua incontrerà fra gli altri un altro piccolo nome, insomma, incontrerà Faye Dunaway, tanto per parlare di un altro piccolo nome della cinematografia, o no? Faye Dunaway per me è dea, cioè, quando penso a Faye Dunaway io penso a Chinatown, cioè nel senso. Credo che tutti pensiamo a Chinatown perché, vabbè, Chinatown, Jack Nicholson, Roman Polanski, insomma, a parte che il trittico fa paura, lo ripetiamo: Chinatown, Jack Nicholson, Faye Dunaway, Roman Polanski. Roman Polanski, no. Beh, qui c'è molta identificazione, tra l'attore e il Beh, personaggio. Bukowski era uno che, a parte nei libri, ma pure nelle dichiarazioni che faceva, non era mai finto. No, decisamente no. Sapeva che cos'era veramente la disoccupazione, sapeva che cos'era la povertà, sapeva che cos'era l'alcolismo. Non scriveva di cose che doveva inventarsi, perché l'aveva vissute. Per cui, curiosamente, poi pensa a Matt Dillon, che aveva fatto Rusty il selvaggio con Mickey Razzi Rourke, selvaggio, farà Bukowski in Factotum, quindi Corsi e Ricorsi, cioè lo interpreterà proprio in un film che diceva la biografia, poi alla fine di Bukowski. Qui ci sono personaggi alla deriva, c'è un
quasi un attivismo, no? Eh sì, Penso. necessariamente, perché considerando quello che è, insomma, la provenienza di ciò di cui si racconta e la trasparenza di ciò di cui si racconta, come giustamente hai detto tu. Ma sì, perché c'è questo moscone da bar, appunto, che la traduzione poi, no? Sì, titolo, che è alla fine un uomo che sembra un tutt'uno col bancone. Cioè, voglio dire, la cosa veramente incredibile di Bukowski è che descriveva persone che un po' smontavano, non so se sei d'accordo, l'idea che il bar sia un luogo assolutamente solo di perdizione, di chiacchiere a vanvera, perché queste persone nel bar ritrovavano molto loro stesse, erano loro stesse, anche se bevevano. Cioè, il punto è che l'universo di Bukowski era talmente vario, talmente complesso, che queste persone non andavano al bar solo per bere, andavano al bar per mille altre ragioni, per parlare con chi eventualmente avrebbero incontrato, per dire cose che magari non avrebbero detto in famiglia oppure con altre persone cosiddette amiche. Erano fiduciose, più pronte a confidarsi con gli estranei incontrati nel bar piuttosto che con persone che consideravano magari amiche. Cioè, è un paradosso, ma non lo è nel mondo di Bukowski, credo, no? Non so. Beh, mica tanto, nel senso che secondo me tu hai detto una cosa esatta e precisa, proprio perché il macrocosmo della nullità del rapporto, della relazione fuori dal bar, in quelle che sono le tempistiche, la ricerca di obiettivi finti, di plastica, di compravendita dell'anima, impossibile evidentemente perché si tratta di anima, trova la sua vera rappresentazione nel microcosmo della persona che per un quarto d'ora, 20 minuti, mezz'ora all'interno del bar si rinchiude ma si apre. Quindi secondo me io qua forse sto parlando più di Bukowski che del film, ovviamente, però allora ammetto che di Bukowski ho letto credo 2 o 3 libri, ma quelli che ho letto mi hanno dato sempre l'idea che Bukowski facesse un po', perdonami l'espressione, l'etica dello spreco, cioè lui rivalutasse lo spreco. Esatto. Perché per tutte le persone bere e stare in un bar significa buttare la propria vita, per lui no. Cioè, secondo me per Bukowski quelli erano momenti rivelatori, non esatto. erano mai spreco di tempo. Sì. Erano momenti in cui le persone, come anche il protagonista del film, ma non solo nei suoi libri, andavano là e marginalmente bevevano, ma non facevano solo quello. Ma forse anche bere era un momento rivelatorio, perché sceglievano loro cosa bere o comunque con chi berlo. Cioè, credo, è una cosa un po' più complessa. È una cosa densa, è un'espressione del sé che non può essere trovato nella massa. Cioè, Bukowski ne ha fatte diverse di uscite riguardo alla vuotezza intrinseca della massa e invece a quel poco pieno che si può trovare nell'essere umano quando è a confronto con se stesso o per lo più con uno specchio, cioè con un altro essere umano con un bicchiere davanti. Quindi assolutamente, cioè hai detto secondo una cosa me Bukowski trovava più la verità nella deriva piuttosto che progetti stupidi che poteva concepire per riempire una vita vuota. Esatto, perché non è quel dionisiaco che è tendenza a voler celebrare l'eccesso fine a se stesso, ma è per celebrare quell'eccesso, per spingere la propria consapevolezza a tirare delle somme reali, ecco. Secondo me è assolutamente così. Quest'etica dello spreco, secondo me hai azzeccato benissimo uno dei termini che si può affibbiare al grande Bukowski, che lo rende assolutamente misinterpretato e miscitato sui social network, perché è uno dei più citati, perché fa figo citare Bukowski, ma a me fa molto ridere perché la maggior parte delle persone senza arte né parte che cita Bukowski sui social network, probabilmente Bukowski
Non so neanche se avrebbe sprecato uno sputo in realtà nei loro confronti, e probabilmente si sarebbe girato e ne avrebbe chiesto un altro, però. Ma sì, ma perché poi comunque a caso Bugoski si è incontrato virtualmente con Ferreri. Sì, Quindi, la coppia che scoppia, cioè, beh, è eccezionale, veramente. cioè, ma non a caso, perché noi abbiamo fatto la puntata quando abbiamo parlato della grande abbuffata, è un altro Sì. cantore della deriva, Eh sì. Ferreri, perciò non poteva non trasporre storie d'ordinaria follia, perché secondo me era in linea con quella logica dello sfascio che Assolutamente. contraddistingueva Bugoschi. Per lui era normale parlare del fatto che l'umanità si stesse mettendo dentro un vicolo cieco. Esattamente. Quello Assolutamente. voleva descrivere. Assolutamente, da questo punto di vista è stato un grande interprete di un personaggio che per fortuna rimarrà come un monito immortale, insomma, da questo punto di vista Mickey Rourke in Barfly andava assolutamente citato. Per procedere a questo punto saltiamo di un paio d'anni, di circa un anno e mezzo, e Mickey Rourke va a incontrare l'uomo che arrivava dalla regia dei Guerrieri della Notte, Walter Hill, e lo incontrerà per fare un film che, non lo so, da moltissimi è considerato il film di Mickey Rourke. Poi ci sono varie interpretazioni, ma sicuramente, insomma, Johnny il Bello è un film che ha veramente tantissimi livelli di lettura, e ancora una volta interpretato grandissimi attori al suo fianco, fra cui Morgan Freeman principalmente. Johnny il Bello, insomma, film del 1989, si parte da una malformazione facciale, è un ladro specializzato, insomma, un Sì, personaggio veramente incredibile. personaggio incredibile, perché Walter Hill ha detto che l'avrebbe potuto benissimo chiamare il film The Tragedy of Johnny Hanson, Esatto. cioè la tragedia di Johnny il Bello, perché Hill è un regista che ha molte influenze occulte. Alcuni hanno detto che I Guerrieri della Notte sia praticamente la trasposizione dell'Anabasi di Senofonte, quindi insomma è una persona, Walter Hill, che ha riferimenti molto occulti. Infatti ha tirato in ballo anche Shakespeare, ma in realtà l'ha tirato in ballo perché questa sembra una tragedia un po' predestinata, no? Quella di Johnny. Il fatto che lui all'inizio, in un inizio che secondo me è folgorante, cammini per le strade sfigurato con il volto, appunto, non questo, col volto che aveva prima, è Certo. sfigurato, e poi però si imbatta, perché ce lo trascina un amico, eh? Lui lo fa per amicizia, si fa trascinare, tra virgolette, da un amico in un colpo. Questo colpo però va a finire male, perché gli altri due, che sono due grandi attori, tu penso che gli attori sono Lars Sì. Eriksen e Ellen Barkin, mica due nomi Beh, così, assolutamente. fanno sta coppia di veri bastardi, soprattutto lei è cattivissima. Lance Pensa che lei a un Erickson. certo punto, Lars Eriksen, vabbè, pensa che lei a un certo punto, quando gli fanno vedere lui, e dice: mamma mia, metti il sacco in testa, facci respirare perché è un mostro. Pensa quanto è bastarda lei. Sì, una roba terribile. Una roba terribile. Poi fanno questo colpo, però purtroppo va a finire male, perché il suo amico viene ucciso e lui lì decide di rovinarsi la vita, perché per vendicarlo. Eh sì. Alla fine il film è proprio questo: l'amore, tra l'amicizia viene fuori come valore fondamentale per lui. E lui, per vendicare questo grande amico che viene ucciso da questi due, farà di tutto. Però il film è anche una parabola, penso, sulla personalità che cambia in base all'aspetto. Eh sì, Io. decisamente. Perché? Decisamente. Perché lui passa da una condizione di mostruosità fisica, perché prima aveva, come hai detto tu, questo aspetto, a un aspetto bello, perché ha l'aspetto del vero Mickey Rourke, di Johnny il Bello, Johnny appunto, Hansen, appunto. Johnny Hanson, appunto, ma viene pure ammonito da
Morgan Freeman che fa il poliziotto, da Forest Whitaker che fa il dottore che lo opera, a stare attento, anche se ha un volto nuovo, a non perdere se stesso. Sembra un paradosso, penso, no? Ma non lo è. È una, come dire, un consiglio che tra l'altro si avvicina molto a quella che era la condizione buco-schiena di cui parlavamo prima, fra le altre, secondo me. Cioè, fa un po' di parallelismo con questa cosa qui. Nel momento in cui ti avvicini al mondo del non scarto, stai attento a non perdere un pezzo di anima, ecco, secondo me potrebbe essere questo il punto, ed è effettivamente così. Sì, perché io penso che lui acquisti questo nuovo volto non per servirsene a scopi di profitto. Lui lo fa un po' perché si deve vendicare, un po' perché deve comunque rientrare, reinserirsi nella società. E purtroppo, e qui c'è la vera critica che fa secondo me ma anche il film. Per farlo ha bisogno di un volto che si adatti alle aspettative dello sguardo altrui. Esattamente, esatto, sì, La cosa l'adattamento. agghiacciante è che non può andare in giro come era prima, perché sa benissimo che andrebbe incontro a problemi, a dolore, a sguardi non certo positivi, al fatto di non essere accettato. Quindi secondo me il film è una parabola neanche troppo sottile, neanche troppo, insomma, molto sottile, sul fatto che lui sceglie di avere un volto diverso per avere meno problemi e non è un obiettivo raggiunto, è una sconfitta. Esatto, sì. Insomma, è un film che lascia sicuramente il segno e che poi probabilmente, insomma, segnerà anche un po', prima del ritorno con Cimino. Adesso vediamo, segnerà anche un po' forse l'apice di quel periodo di carriera di Mickey Rourke. Addirittura, però, Mickey Rourke deciderà a questo punto di andare a cimentarsi con, grazie ancora una volta al solito Michael Cimino, nel remake di un film che, signori, stiamo parlando di Humphrey Bogart, quindi stiamo parlando di un classico della cinematografia del gangster movie e del noir movie, che è Ore Disperate, con Arthur Kennedy, Humphrey Bogart, insomma, la storia di un malavitoso che entrerà per delle ore disperate appunto all'interno della casa, insomma, di una tipica famiglia americana, portandosi dietro tutto il carico di disperazione della propria vita e tutta l'incapacità effettivamente di andare a tirare i conti dei propri rapporti con la società americana stessa. Però, insomma, qui stiamo parlando di un film che viene fatto, insomma, viene fatto un remake di un film che contiene la star delle star, al di là dei giudizi, che è Humphrey Bogart, sicuramente in termini di carisma e di iconicità, ma stiamo parlando, insomma, di nuovo di un lavoro fra Michael Cimino, il grandissimo, che stasera abbiamo già incontrato più volte, Ore Disperate, Mickey Rourke. Siamo arrivati al 1990 con un remake di un film del 1955. Qua riprende un pochettino, forse rende ancora più nobile l'aspetto del personaggio originale, ancora più nobile rispetto al personaggio di Angel Heart, o no? Sì. Mickey Rourke. Sì, penso di sì, perché questo è un film che molti hanno contestato. Però secondo me in questo film forse sembra un paradosso, ma c'è molto anche western. Il western c'è sempre in Cimino in qualche modo, no? Sì. Penso soprattutto al finale quando viene ucciso il personaggio di Mickey Rourke, in quel modo molto plateale tra le foglie. Davanti appunto alla casa che aveva preso della famiglia che aveva preso in Sì, ostaggio. Glenn, sì. Poi secondo me è molto significativo il fatto che la famiglia del film di Bogart era una famiglia modello, quella
del film di Cimino, Una famiglia sfasciata. Qua c'è il tocco di Cimino, forse è stato criticato anche per questo, oltre alla volontà di andare a riprendere una parte, però secondo me è più per questo, è il solito Cimino, insomma. Sì, perché allora il padre ha tradito la moglie con una Esatto. ragazza più giovane, la figlia se ne frega dell'autorità, è abbastanza ribelle, il figlio è sottomesso, un po' piagnucoloso, un po' insomma, anche un po' fastidioso, viene descritto anche in maniera un po' fastidiosa, nel senso in questa sua arrendevolezza. Sì. Ecco. Di contro viene accentuata la violenza sia fisica che verbale dei criminali, soprattutto del personaggio di Mickey Rourke, anche con la donna con cui stanno, Kelly Lynch, gli mette le mani addosso, cioè non è proprio un gentleman, ma nello stesso tempo c'è un rapporto di dipendenza tra loro due, no? Di sottomissione, soprattutto di lei nei confronti di lui. Poi c'è lo scambio tra due modelli di maschile, perché da una Assolutamente. parte c'è Anthony Hopkins che fa quest'uomo che deve un po' riprendersi il ruolo di padre e di marito. Paradossalmente se lo riprende grazie al criminale, perché Sì, esatto. è incredibile come grazie a questi uomini che entrano dentro casa per difendere la sua famiglia riacquisti rispetto. Sì, infatti è stato probabilmente criticato anche il fatto che andare a dare una connotazione che nell'originale non c'era e per di più darla in mano a Anthony Hopkins probabilmente ha spinto ancora una volta sull'acceleratore di qualcosa che gli americani avevano in mente come un grande classico che gli rappresentava il bene e il male in maniera piuttosto strutturata e che qui da Cimino è stato in realtà rivoltato mettendo questi due protagonisti. Quindi sicuramente... Strepitoso, bravo. C'è anche da dire che era infattibile, voglio dire, nel 1955 rappresentare una famiglia in questa maniera sarebbe stato evidentemente infattibile per quel cinema, non per niente Humphrey Bogart ha rappresentato sia i personaggi del grande sentimentalismo americano, così come i grandi criminali o i criminali un po' nell'ombra, ma è sempre stato lui il protagonista, protagonista e antagonista assieme, quali abbiamo ben distinti e ben codificati, in effetti. Assolutamente, è vero. Quello che nel 55 veniva suggerito nel film di Wyler, in quello di Cimino del 90 viene proprio assolutamente mostrato. Viene mostrato il fatto che questa famiglia che viene presa in ostaggio da subito viene smascherata come una famiglia non proprio modello. Eh no, esattamente. E paradossalmente dai criminali Sì, viene smascherata. esattamente, è Vedi? questo. E io per arrivare ragazzi a questo remake, in realtà c'è di mezzo un film che, vabbè, è un film in cui Mickey Rourke appare con Carrie Otis, quindi con insomma, quella che è stata sua moglie. O sbaglio, no, sì, sua Sì, mi moglie, pare di sì. e che è un film che anche qui è un altro di quei film per cui viene ricordato in maniera estremamente accesa, insomma, bruciante, che è Orchidea Selvaggia, insomma, un film in cui riprende in parte la parte dell'uomo con la motocicletta, ecco, Mickey Rourke. Sì, qui devo dire che forse mi voglio dire che qui forse chi lo contesta un po' un fondo di ragione ce l'ha questo film, perché questo film è un po' il lato speculare di 9 settimane e mezzo. Esatto, esatto. Questo è un erotismo un po' molto più finto, secondo me. Il personaggio di Mickey Rourke a me è sembrato chiaramente costruito nel film, anche quei pezzi in cui arriva sulla Harley con il giacchetto di pelle aperto a torso nudo, cioè tutto il personaggio è costruito in maniera tale, secondo me, da sembrare non proprio No, memorabile. sono 1.000 citazioni in una, tutte probabilmente con non il successo che si voleva avere, ecco, Mi probabilmente. sembra che si sia voluto costruire un cult che poi non è stato tale, anche se devo dire che in
invece per molti lo è, perché nell'ambito del cinema erotico Orchidea Selvaggia comunque gode della sua fama, soprattutto per le scene d'amore e di sesso fra loro due. C'è quella famosa in cui lei dice toccami, che ha scatenato l'immaginario di un po' di tutti, e soprattutto perché poi dopo loro si sono veramente innamorati, sono stati veramente insieme, quindi questo film per loro due comunque ha significato molto, meno forse per tanti spettatori, però non per tutti, perché io so che questo film alcuni lo considerano un cult, e per carità, io non mi permetto di... Sì, beh, un cult per certi aspetti lo è, però non ha quel valore, insomma, cioè, no, non si fa cantore sociale di una generazione o di un decennio come era stato 9 settimane e mezzo altri lavori di Adrian Lyne, insomma. Ma senza voler di sminuirlo, è solo, secondo me, giustamente un thriller erotico torrido, sì, dove c'è un divo che era già, anche fisicamente lo vedi, un po' imbolsito, esatto, era già molto lontano dalla bellezza cui aveva abituato soprattutto il pubblico femminile negli anni precedenti, era già un po' diverso fisicamente, ma secondo me anche nel personaggio, nel modo in cui lo interpreta, voglio dire, sì. È stato un cambiamento. Poi dopo lui indubbiamente avrà una traiettoria discendente, l'hai detto pure tu, che coincide col fatto che torna alla box, perché afferma che è sul viale dell'autodistruzione, lo dice da solo, sì, se lo dice, sì. E poi dice che non ha rispetto di sé come attore, disse. Sì, quindi, beh, questo tipo di film sicuramente ha dato il là, secondo me, a queste considerazioni, pur essendo di un anno precedente rispetto all'ultimo grande film che abbiamo citato prima, che era il remake di Ore disperate, in cui paradossalmente sembra più in forma rispetto a quanto era in Orchidea Selvaggia. Esatto, beh, poi infatti ragazzi adesso noi facciamo un oiato, c'è un buco, diciamo, che non vogliamo andare a speculare sull'abbassamento, insomma, avuto sicuramente tutti gli esseri, certo, umani soffrono e passano, certo, dei momenti più lunghi, meno lunghi, ha avuto delle piccole partecipazioni, peraltro in pellicole anche piuttosto importanti, perché insomma c'è una sua partecipazione, fa la parte di un allibratore in un capolavoro del cinema con Vincent Gallo e Cristina Ricci, com'è Buffalo 66, per la regia stessa di Vincent Gallo. Vabbè, già il viso di Vincent Gallo la dice tutta, è un grande, grande film. Sbaglio, perché poi stiamo andando un po' lunghi oggi, ma chi se ne frega, sbaglio per dire a dire che c'è qualcosa di linciano in Buffalo 66, lo dico, assolutamente, ma penso che l'abbia detto anche lo stesso Vincent Gallo, ci sono delle atmosfere tra il trasognato e l'irreale, esatto, è tutto molto tra virgolette, sì, nel senso che è un universo stralunato, allo stesso tempo però un universo molto terreno, cioè che descrive anche un certo sfascio, una certa marginalità soprattutto. Sì, sì. Cioè io credo che quello che stesse a cuore a Vincent Gallo, sia come attore che come regista, forse descrivere la marginalità ma senza cedimenti all'enfasi. Credo proprio di sì. Attraverso una visionarietà un po' lunare. E poi avrà una parte anche in un altro grande, grande film, poi ne farà altri fino all'arrivo degli ultimi due che citeremo, avrà una parte anche in Animal Factory, in cui abbiamo un film incredibile, diretto tra l'altro da uno Steve Buscemi, non so se all'esordio o alla regia, ma comunque un grande, grande film con personaggi che riprendono la parte più animica e la parte più materiale dei personaggi alla Tarantino, ma con Willem Dafoe innanzitutto, e grande, grande film, ovviamente anche qui la parte che parla di questa fabbrica delle bestie, insomma, il rapporto che c'è fra i detenuti all'interno di questo mondo carcerario, ragazzi, anche qui
ovviamente è marginale in questo caso Mickey Rourke, è uno dei vari all'interno del film, ma è sicuramente un film che al di là di Mickey Rourke va visto, è un film che non può non essere visto, e probabilmente il ritorno, anche se non in forma, ma sicuramente importante della carriera di Mickey Rourke, è sicuramente SimCity con la direzione di Robert Rodriguez e ovviamente una partecipazione più che evidente di Quentin Tarantino a vari livelli, al di là della coreggia, perché è un film alla Tarantino. Del resto Robert Rodriguez è come se fosse un fratello gemello di alcuni aspetti, esatto, di Quentin Tarantino, anche quando trascende poi nell'horror in alcuni altri film, con un cast estremamente ricco. E però io volevo puntarmi, ragazzi, non mi dilungo, perché Sin City è un film che per la sua le sue varie scelte di regia e di fotografia è un film secondo me a parte rispetto praticamente a tutta la cinematografia. Sin City è un film fumetto, è qualcosa che sposa l'estetica del fumetto completamente, esatto. La riproduce, certo. Per cui, è un film che anche questo che va non credo che non l'abbiate visto, ma chi non l'avesse visto, insomma, deve evidentemente vedere gli estremi del pensiero fumettoso di Tarantino e di Rodriguez messi assieme, con dei personaggi spinti all'estremo del noir, quindi veramente siamo in un ambiente molto particolare. La resurrezione cinematografica del nostro Mickey Rourke, indipendentemente dalla forma fisica, e peraltro, ragazzi, io sono molto contento del dire che in realtà Mickey Rourke sia in realtà tornato molto in forma ultimamente, certo, compatibilmente con quello che è con quelli che sono stati i trascorsi degli ultimi 15 anni, però insomma qualche intervento di chirurgia estetica per migliorare la chirurgia estetica brutta che si era fatto, un po' di dieta, insomma è tornato a essere in forma. Adesso questo a passo, sto dicendo a far data 2024, certo, per fortuna, certo. Un pochettino meglio, però The Wrestler praticamente è un film sentimentale, almeno è un film d'amore in realtà, The Wrestler, o no, Alessandro? Assolutamente sì, perché lui in questo film, soprattutto nel rapporto con la figlia, esatto, che è interpretata da Eva Rachel Wood, ma pure della spogliarellista, con la spogliarellista Marisa Tomei, viene fuori il lato fragile di un uomo che è palesemente un uomo che ha sofferto nella sua vita tantissimo, però non so come dire, ritrova nei momenti in cui si esibisce in questi scontri come è l'identificazione fra personaggio e attore, in questo caso è veramente incredibile e commovente. Esatto, non esatto. C'è filtro, sembra quasi che lui stia recitando, non sembra, non sta recitando, sta mettendo in scena se stesso, che fosse già un'altra cosa ancora. Si è messo nelle mani di Aronofsky, che è regista, ma nello stesso tempo ha raccontato se stesso, quindi è stato dare la fiducia al regista, farsi plasmare da lui, ma portando se stesso. Lui nel film passa per una via crucis fatta di sesso occasionale, di alcolismo, di legami sentimentali non proprio, non voglio dire memorabili, ma comunque non duraturi. Sì. E poi riallaccia il rapporto forse più importante, quello con la figlia, e c'è questo dialogo veramente che smuoverebbe le pietre, quando lui parla con la figlia e ammette di aver sbagliato, sì, di averla abbandonata. Poi sostanzialmente la figlia sta là, lo ascolta, da una parte lo vorrebbe perdonare, ma dall'altra non ci riesce, perché è cresciuta alla fine senza un padre. Eh sì. E quindi lui lì è di un coraggio, poi tra le altre cose, fuori dal comune, perché si mette in scena veramente senza filtro alcuno. Sì, hai detto bene tu, praticamente sembra quasi che lui interpreti se stesso, o meglio, sì, che non interpreti nulla. Tra l'altro ha dei rimandi, Aronofsky ha anche rilasciato delle interviste dicendo che senza
Million Dollar Baby del grandissimo Clint Eastwood, probabilmente il suo film non avrebbe avuto lo stesso tipo di impatto su se stesso. Ecco, questo non so se qualcosa, qualche rimando forse si può vedere se vogliamo traslitterare il rapporto di allenatore e pupilla con quello di padre e figlio, però sicuramente l'ambiente di estrema naturalezza e di estrema commitment, non so come dire, dei personaggi alle loro parti, quasi come fossero reali, effettivamente si sente. Oh, ragazzi, The Wrestler comunque ha sancito la rinascita di Mickey Rourke, ma soprattutto secondo me la cosa più importante, cioè Mickey Rourke è rinato, come giustamente dicevi tu, non interpretando, cioè è rinato riprendendo il coraggio di mettere in scena le tossicità che l'hanno portato a perdere una carriera, ammettendo la propria debolezza, che per un uomo, e un uomo nel cinema, e in generale un uomo che rappresenta quel tipo di sex symbol, è veramente difficile da fare. Assolutamente. Al punto di vincere un Leone d'Oro a Venezia e due Golden Globe, cioè un film un film di lotta, ma che non è un film di lotta, insomma. Se è un film di lotta, è un film probabilmente di lotta con se stessi, esistenziale, cioè, esatto, più, sì. Che viene fuori veramente di più, perché comunque lui è continuamente messo di fronte ai suoi fallimenti, sì, nel film. Sì, sì. Il film secondo me ha vinto il Leone d'Oro pure perché ha colpito in questo senso. Mi sembra che il presidente di giuria fosse Wim Wenders, che ha dovuto leggere un comunicato in cui diceva che se il film aveva vinto il Leone d'Oro, praticamente il coautore era Mickey Rourke. Sì, non sì, era confermo. Solo Grazie, vedi? Era Wim Wenders il presidente era di giuria, Wenders, sì, che ha letto appositamente una nota in cui diceva che il film aveva vinto il Leone d'Oro non solo per il regista, ma anche per l'attore. Perché comunque in quel caso c'è stata proprio una... l'interpretazione ha colpito, poi purtroppo lui non ha vinto l'Oscar quell'anno. Vabbè, quello sappiamo. Ma ha ottenuto forse molto di più, perché con quel ruolo ha addirittura detto a Aronofsky che è rinato. Sì. C'erano anche Valeria Golino, c'era Douglas Gordon e c'era John Landis, tu pensa, in regia quell'anno. A Venezia con Wim Wenders presidente di giuria. Comunque un film che l'ha stra meritato. Io veramente è un film veramente strappa budella, per dirlo al Charles Bukowski, decisamente. E allora ragazzi, questa sera abbiamo tirato un pochettino più lungo del solito, ma va bene così, soprattutto perché dovevamo, fra virgolette, vendicare, e in realtà ancora altro ci sarebbe da dire, ma ci interessava insomma cercare di fare innanzitutto quella che è una parabola dei film principali, perché e anche secondo me giustamente mettere da parte anche un po' le difficoltà, perché poi tu giustamente hai detto, è tornato come metafora della propria vita a fare box, a dire, sì, a riconoscere la propria poca trasparenza nei confronti del proprio ruolo di attore, però entro certi limiti vogliamo limitare, ecco, almeno non so se ti unisci con me, vorremmo limitare quella che è una facile un facile giudizio della vita al di fuori del cinema, perché altrimenti andiamo sicuramente a perderci le qualità, ripetiamo, di un attore che ha fatto almeno 7-8 film a dei livelli, ce ne sono tantissimi di attori che non hanno fatto 7-8 film a questi livelli a Hollywood e che vengono celebrati molto di più di Mickey Rourke. Che dire, ne abbiamo anche citato uno non particolarmente, insomma, soddisfacente, ma era doveroso per il successo che ha avuto comunque Orchidea Selvaggia. Ti lascio, come al solito, prima di salutare gli amici, ti lascio insomma di dirci le ultime due parole, se vuoi aggiungere qualcosa su Mickey Rourke, Alessandro. Veramente mi sentirei di ripetere quello che hai detto, perché più che vendicarlo va restituito al pubblico
va restituita al pubblico l'importanza, secondo me, del percorso che ha fatto, perché è esemplare quanto lui non abbia avuto filtri nel riversare sullo schermo quello che stava vivendo. Cioè, è stato in grado di, anche con incoscienza, di portare agli spettatori quello che stava vivendo senza paura. Coraggioso, The Fantastico. Brave, lo definirei, Ok, Mickey Mouse, da tutti i ottimo. punti di vista. Ottimo. Chissà che non Assolutamente. avrebbe potuto avere anche se il ruolo è leggermente diverso, forse sarebbe stato addirittura esagerato rifargli fare un film così, però chissà che non fosse decaduto vederlo in Basic Instinct, chi lo sa. Beh, Però sarebbe vabbè, stato. è andata benissimo così. Va bene ragazzi, per questa sera con il vendichiamo, fra virgolette, o restituiamo a Mickey Rourke ciò che è di Mickey Rourke, abbiamo terminato. Io vi saluto e vi rimando come al solito aggiungere una vostra preferenza, un like o ad aggiungervi al canale se vi piace quello che facciamo e la dedizione che diamo al cinema che non può non essere visto, e contemporaneamente vi rimando anche a giovedì, dove ci sarà una puntata speciale della Botteguccia dei Sigilli in cui parlerò di versioni alternative della nascita dell'universo, dell'evoluzione delle religioni, dell'evoluzione degli ultimi 12.000 anni nella storia dell'umanità. Quindi è sicuramente una puntata molto molto degno di nota, che continua insomma a fare il paio con quello che è un nuovo corso della Botteguccia dei Sigilli. Per quanto riguarda Cinepatia Mickey Rourke, io vi saluto e grazie mille Alessandro Grazie a te, grazie a voi. Grazie e grazie a tutti per essere stati con noi. a Ci tutti. vediamo con tutti i piccoli video e per il prossimo appuntamento lungo, appunto giovedì alla Botteguccia dei Sigilli. Ciao ciao ragazzi, buonanotte. Ciao, buonanotte a tutti.